Nico Giangiulio è il team manager di questa neonata società ASD Valle Aventino, che già dal nome rende piuttosto bene l'idea di una società che vuole svilupparsi a livello territoriale proprio nella Valle Aventino. Sì Antonio, il nostro intento è questo. Questa sera abbiamo presentato quello che sarà la nostra offerta formativa. L'idea Valle Aventino nasce già da qualche anno. Per arrivare a questo abbiamo lavorato già da tempo, iniziando una collaborazione tra diverse società calcistiche di diversi comuni del territorio, a partire da Palombaro, Fara, Palena, Lama, e l'anno scorso abbiamo raggiunto l'obiettivo di iniziare la collaborazione, come dicevamo, con la SD Casoli. Ad oggi siamo riusciti a partire con la denominazione ASD a Valle Aventino, per continuare, per dare il nostro lustro nel territorio, dare tutta la nostra disponibilità, sia umana, professionale, per quello che riusciamo, e per questo ci siamo appoggiati a diversi professionisti del settore, che il nostro presidente Sabrina ha illustrato con molta precisione. Una cosa che ci tengo a sottolineare è che la SD Valle Aventino non è nostra, ma è del territorio. Qualsiasi persona, qualsiasi ente ha una nuova idea, la mettiamo sul tavolo e la accogliamo a braccia aperte. Non è la Valle Aventino, ripeto, non è cosa nostra, ma è un progetto territoriale per il bene dei nostri ragazzi. Voi in pratica state un po' anticipando la politica, gli enti locali che saranno costretti ad unirsi, voi lo state già facendo con il calcio. Questo Antonio mi dà molta soddisfazione, perché tra di noi non abbiamo l'arroganza oggi di dirlo pubblicamente, però tu hai anticipato un po' e hai capito quello che è un po' il nostro intento. E naturalmente l'idea è questa, perché con lo sport, con la socializzazione sportiva vogliamo dare un'idea per quello che potrebbe essere uno sviluppo e riuscire a creare un qualcosa di importante sul territorio, per non solo sullo sport, ma ben venga recepito dai nostri amministratori. Tra l'altro rappresentati anche questa sera con sindaci e assessori dei comuni interessati. Certo, ringrazio a nome, come già stato fatto in precedenza dal Presidente e da tutti gli altri ospiti, ringrazio a nome della SD Valle Aventino la presenza degli amministratori locali Palombaro, Lama dei Peligni, Fara San Martino, Casoli, è mancato qualcuno, ma ci hanno avvisato per tempo. Questo è importante, abbiamo bisogno della fattiva collaborazione delle amministrazioni. Noi metteremo a disposizione quello che è il nostro tempo, quello che è la nostra idea, e naturalmente le amministrazioni devono mettere a disposizione quello che è il loro ruolo. Insieme a Pierluigi Valente, la massima carica dirigenziale della SD Valle Aventino è ricoperta da Sabrina Giuliani, che avrà un duplice ruolo: oltre che a dirigere le operazioni dalla scrivania, lo farà anche sul campo, perché a lei sarà affidata anche qualcuna delle squadre del settore giovanile. Buonasera a tutti, grazie Antonio. Sì, diciamo che quest'anno calcherò non soltanto i palcoscenici burocratici, ma sarò operativa, come è giusto che sia, sul campo. Del resto nasco come un'appassionata di calcio e la dedizione che mi ha sempre accompagnato nel mio percorso formativo con i bambini rappresenta per me la fonte da cui attingere ogni entusiasmo, quindi riuscire bene in un'attività di presidenza deve necessariamente passare per lo stare sul campo, lo stare in mezzo ai ragazzi.
È un compito delicato perché ovviamente figurare come esponente di una società sportiva comporta degli obblighi, comporta delle responsabilità, degli impegni. Io non vorrò venire meno perché comunque credo che il progetto possa essere veicolare per smuovere coscienze calcistiche non che da tempo sono un po' sopite, perché è chiaro che quando si crea interesse tutto sembra più facile e la partecipazione e l'unione non possono che caratterizzare in meglio un'offerta formativa. La SD Valle Aventino del resto nasce dalla sensibilità intellettuale e professionale di quanti mi accompagnano, proprio per dare un ampio respiro ad un territorio, ad una vallata che necessita di un fiore all'occhiello, e i bambini saranno i primi protagonisti e non può che essere loro la prima pagina, e quindi insomma cercheremo in ogni misura di poter rendere competitiva l'offerta e di rispettare qualsiasi inclinazione, qualsiasi attitudine di loro. Il professor De Petra, che fa parte dello staff tecnico e anche un maestro di Sabrina anche a livello calcistico e non solo, ha spiegato un po' la genesi di questa iniziativa, che non è affatto una sorpresa ma già si prefigurava dall'anno scorso. Sì, diciamo che il professor De Petra è un archivio umano da un punto di vista della formazione calcistica, e devo dire che insieme all'ingegner Gentile hanno attivato, hanno avviato un progetto calcistico molti anni fa, se non ricordo male 10 anni fa. E ovviamente io ricevo un'eredità pesante, perché hanno cercato in tutti i modi di far emergere quello che è tuttora l'intento e l'obiettivo, il profilo della nostra formazione. Ovviamente sia lui che l'ingegner Gentile rimarranno dei punti di riferimento, perché è chiaro che partiamo già da una base, da fondamenta molto importanti, sia perché rappresentano una guida all'interno del panorama calcistico locale, sia perché soprattutto il professor De Petra ha una formazione molto articolata e quindi sicuramente punto di riferimento sia federale che calcistico, e le sue vedute saranno da noi ampliate tramite gli entusiasmi giovanili e la passione che caratterizza gli altri membri. Questa presentazione ufficiale è avvenuta presso la sala polivalente di Casoli, ma vogliamo ricordare che la vostra iniziativa abbraccia anche altri comuni. Sì, Casoli è il punto di partenza e la genesi del progetto. Non sottovalutiamo l'apporto che anche Fara San Martino ci ha garantito in termini di partecipazione, di risorse umane, di risorse economiche e di impianti. Però il progetto si trova alla fase iniziale, perché miriamo ad un'espansione territoriale che non debba essere colonialismo, nel senso si tratterà di un'apertura alle esigenze territoriali, di una condivisione, di una concertazione di ogni linea di azione per poter dare più ampio respiro. Del resto abbiamo anche altri esempi nel calcio dilettantistico, dove effettivamente si sono raggiunti risultati importanti proprio per una compartecipazione. Quindi abbiamo già coinvolto entità territoriali come Palena, come Rocca Scalegna, come Palombaro. Le stesse rappresentanze istituzionali ci hanno garantito pieno appoggio, sia da un punto di vista strutturale che da un punto di vista di supporto ad iniziative che andremo a svolgere proprio lì sul territorio. Ho rivolto l'invito agli altri sindaci per poter essere ospite insieme ad altre rappresentanze degli stessi enti territoriali, in modo tale da portare la nostra offerta formativa ad essere non solo la nostra ma di tutti. E per chiudere, da che cosa si partirà a livello di impiantistica e di staff tecnico? Allora, lo staff tecnico ovviamente l'abbiamo presentato questa sera e sarà particolarmente innovativo confrontarsi con degli spiragli, delle aperture didattiche suggerite e proposte dalla stessa Procalcio Soccer, che ovviamente lascia ampia libertà di intervento e di allenamento a noi tecnici, fidandosi di quelle che sono le competenze che negli anni di studi e di esperienze abbiamo acquisito,
Quindi saremo in qualche modo coordinati da un responsabile generale che è il professor Luigi Lippis, che attingerà modi e proposte, modi di fare dalla stessa piattaforma didattica, nonché da interventi mirati sul territorio dei principali rappresentanti, come abbiamo avuto l'esempio di Nando Orsi, ci sarà Angelo Di Livio, Bruno Conti, ma sarà un interscambio reciproco di concetti, nozioni, e il know-how della Procalcio verrà plasmato su quelle che sono le esigenze specifiche del territorio. Per quanto riguarda l'impiantistica, abbiamo avanzato richiesta ai nuovi gestori del campo comunale di Casoli di poter ottenere delle fasce orarie di disponibilità per gli allenamenti della scuola calcio. Abbiamo la disponibilità da parte del comune di Fara San Martino per poter svolgere allenamenti sul campo comunale di Fara San Martino, e abbiamo richiesto l'adesione a poter beneficiare di impianti sempre con sede a Casoli, sia del palazzetto dello sport che di alcune palestre degli istituti superiori. E tra le novità è previsto per i ragazzi anche l'apprendimento di altre discipline non propriamente calcistiche? Sì, l'offerta diventa ambiziosa nella misura in cui tende ad una formazione particolarmente ampia della caratterialità del bambino. Ovviamente la matrice di tutto sarà il calcio, la tecnica sportiva, lo sviluppo delle capacità psicofisiche, tattiche e tecniche, però ci siamo sensibilizzati ad approcci disciplinari diversificati, come possono essere appunto il corso, le lezioni di inglese con cui saranno allietate, se vogliamo, e impartite le lezioni di calcio per le categorie dei più piccoli, proprio per permettere loro di recepire in maniera più pratica, in maniera più immediata, quella che è una lingua che ovviamente è altamente globalizzata, oltre ad vivere un'esperienza che li porta anche a capire la connessione tra scuola e vita reale. Poi avremo ovviamente l'adesione, l'affiliazione con alcuni istituti sportivi che trattano attività come il nuoto. Abbiamo rimarcato anche la necessità di sviluppare delle capacità, altre capacità motorie che riguardano la coordinazione per i bambini, quindi molto probabilmente attiveremo anche dei corsi che ci saranno garantiti da personale didattico formativo presso la palestra GEM di Casoli o la palestra del Camerlengo di Fara San Martino. Inoltre avremo appunto il concorso per la mascotte, che porta, diciamo, all'intervento diretto dei nostri ragazzi. La loro capacità di espressione, la loro libertà di motivazione sarà il monito che ci guiderà. Saranno chiamati ad raggrupparsi per poter competere in maniera amichevole a quello che è il concorso sulla mascotte, disegnando dei profili che potrebbero andare a completare il nostro logo. Ovviamente in palio ci saranno dei premi per il vincitore, nonché la possibilità di intervenire su quella che l'istituzione di un nuovo brand che rappresenta l'immagine del nostro progetto. Fernando Orsi, che tutti conosciamo per i suoi trascorsi tra i pali della Porta Biancoceleste della Lazio, è testimonial di questa iniziativa legata al settore giovanile. Lui, che conosce, amico del presidente della Procalcio, sappiamo che la SD Valle Aventino è in qualche modo affiliata alla Procalcio. Qual è il messaggio che vuole lanciare ai più giovani? No, è un messaggio sicuramente di aggregazione, di rispetto per il prossimo, del rispetto verso i compagni, ed è questo poi la cosa più importante. Quindi queste manifestazioni, queste iniziative servono soprattutto ai ragazzi, ma anche ai genitori, per avere la possibilità di vedere i propri figli allenarsi su un campo di calcio e crescere, ma crescere soprattutto nel rispetto, come ho detto prima, dei compagni, degli avversari, dei genitori, ma soprattutto della vita. E visto che lei conosce molto bene il calcio professionistico, approfittiamo della sua presenza per chiederle qualcosa anche sulla presenza purtroppo eccessiva di stranieri che smorzano le velleità dei giovani italiani, e si ripercuote tutto questo anche a livello di nazionale. Che cosa si può fare secondo lei? Beh, si potrebbero fare iniziative come queste, cioè cercare fin da piccoli di creare e di aggregare i ragazzi italiani e cercare di farli crescere con istruttori capaci e dare più spazio a quello che sono poi i vivai.
È ovvio che se poi andiamo in prima squadra e tante società vanno a comprare giocatori all'estero e non sfruttano il materiale umano che hanno a disposizione, tutto il lavoro che si fa fin da piccoli è tutto quanto vanificato. Quindi io penso che ci debba essere una presa di coscienza da parte delle società, quelle più importanti, di capire che i vivai devono essere costruiti, devono essere allenati, devono essere tirati su, soprattutto il rispetto del materiale umano che abbiamo a disposizione qui in Italia. Lei, dicevamo, è stata una bandiera della Lazio, è rimasto in qualche modo legato a questo ambiente? Sì, beh, io lavoro a Premium, quindi sono sempre rimasto nell'ambiente, ho allenato fino a 4-5 anni fa, però insomma il calcio è la mia vita e quindi in qualche modo sono sempre dentro le situazioni del calcio, soprattutto quello professionistico, però anche quello giovanile, perché poi dopo sono stato il responsabile con il presidente Arcese della sua scuola calcio della Juventus Academy, e quindi è ovvio che sono riuscito a capire quelle che sono le dinamiche di certe situazioni che si vengono a creare all'interno di accademie di giovani come queste. Presente a questa giornata anche Marco Arcese, che è il presidente della Pro Calcio. Ricordiamo che la SD Valle Aventino è una società affiliata alla Pro Calcio. Ma che cos'è la Pro Calcio? Allora, la Pro Calcio è un consorzio di scuole calcio, esattamente 25 in Italia, che diciamo aiuta un po' le scuole calcio nell'ordinario e nello straordinario. Ha creato un metodo di lavoro, una vera e propria metodologia che diciamo è uguale un po' per tutti, sia per i piccoli amici, pulcini, esordienti, un po' per tutte le categorie, perché vuole che tutti i bambini, in questo caso di Casoli, Faro, di tutti i paesi qui intorno, abbiano le stesse opportunità di un bambino di Roma piuttosto che di Matera, di Lecce e di Catania. Questo perché il calcio negli ultimi anni purtroppo si è un po' adeguato e si è fermato a quello che sono le metodologie di lavoro diciamo più innovative. Mi viene in mente il fatto che, girando per il mondo, insomma in Belgio, in Francia, stanno un po' più avanti di noi. Questo perché c'è poca formazione, questo perché le scuole calcio nascono come i funghi ormai, quindi chiaramente diventano dei luoghi di aggregazione, sì, ma dove magari non c'è molta formazione, non c'è tanta, anche da questo punto di vista, tanta voglia e capacità di apprendimento. Io faccio un invito a tutte le persone del comprensorio della Valle Aventino di venire in questa scuola calcio, perché troveranno qualcosa di innovativo. Oggi c'è Nando Orsi qui, che è uno dei nostri collaboratori, proprio perché noi ci avvaliamo comunque di figure importanti che hanno fatto il calcio a certi livelli e che possono darci delle consulenze importanti. Nando per quanto riguarda i portieri e non solo. Questo è il nostro progetto e mi auguro, insomma, che tante persone possano avvicinarsi a questa Valle Aventino, che è comunque un centro di formazione per noi.